Il dolore neuropatico affligge un gran numero di pazienti affetti da sciatica, HIV, diabete e cancro. Solo che, a differenza del dolore infiammatorio, non esistono cure mediche adeguate. Questo perché il meccanismo che dal danno del nervo porta al dolore cronico risulta essere ancora scarsamente conosciuto. Da alcuni anni studiamo un recettore coinvolto nel dolore, il TRPA1, che è lo stesso recettore, ad esempio, che è coinvolto nella sensazione di piccante quando mangiamo il wasabi, la piccantissima salsa giapponese. Il recettore TRPA1 è espresso nei neuroni sensitivi primari e trasmette la sensazione di dolore al sistema nervoso centrale. Nel lavoro comparso su Network Communications abbiamo scoperto che il recettore TRPA1 è presente nelle cellule di Schwann, cioè quelle cellule che avvolgono e proteggono la fibra nervosa. Qui il recettore TRPA1 è stimolato dallo stress ossidativo prodotto dalle cellule infiammatorie che vengono richiamate a livello del danno, e al tempo stesso il TRPA1 delle cellule di Schwann richiama altre cellule infiammatorie, quindi amplificando il segnale che poi andrà ad attivare il TRPA1 sulla fibra nervosa, determinando poi quel segnale doloroso che arriva al cervello.